Siena, buongiorno Radio Siena TV, buongiorno, ben trovato Sandro Orlandini. Buongiorno. Ben trovato qui con noi, siamo come sempre in diretta con Buongiorno Siena, martedì 28 di gennaio, un sacco di notizie, i giornali nazionali restano molto su le regionali ovviamente, o meglio sulla lettura del voto delle regionali. Noi ne parleremo più tardi anche con il mio secondo ospite della mattinata, perché dopo Sandro Orlandini ci sarà qui con noi Stefano Scaramelli e con lui faremo magari un'analisi di decisamente più qualificato di me a qualunque commento in ottica toscana, elettorale, diciamo. Politico in ottica toscana, ma magari diciamo anche noi qualcosa. Diciamo certo anche noi qualcosa, perché soprattutto oggi abbiamo, diciamo, ieri c'erano i dati secchi, quelli che arrivano in nottata, oggi c'è stato il tempo per fare un po' più un'analisi, e l'analisi la fa soprattutto per esempio sulla Repubblica Romano Prodi, che con una grande intervista che apre appunto il quotidiano dice: spalanchiamo il PD, il padre dell'Ulivo, basta con il partito delle tessere, aprire a sardine società civile, Zingaretti ora la fase 2 intesa del governo. Il premier guarda avanti, serve un fronte contro le destre, e poi il crollo dei 5 Stelle che inasprisce lo scontro dentro il movimento. Perché? Perché in Emilia Romagna ha vinto Bonaccini, che ricordiamo A non aveva il PD, il simbolo, con sé. B aveva una coalizione allargata e ad esempio la sua prima sostenitrice, la campionessa di preferenze, che è Elly Schlein, era di una civica, la potremmo chiamare Emilia Romagna Coraggiosa, sì. una sorta di lista civica a sinistra del PD. Quindi certo. Un allargamento del Partito Democratico, no? Che è stato un po' il refrain che tutti stanno ripetendo. Che ne pensi? Ne penso che indubbiamente il risultato deriva da vari fattori, insomma, in primo luogo il fatto che Salvini, lo dicono tutti, insomma, abbia scelto, un po' come fece Renzi col referendum istituzionale. I referendum non vanno mai bene su puntare, se stessi. Di puntare tutto quanto su se stesso e quindi dire o con me o contro di me o con la mia linea politica o contro la mia linea male. Politica. E questa cosa finisce per compattare tutti quelli che non sono d'accordo, insomma, a spingerle ad andare a votare invece che rimanere a casa. Infatti ricordiamo che c'è stata un'affluenza record in Emilia Romagna. Esattamente. Dopodiché c'è stata la combinazione, diciamo pure la staffetta, la collaborazione tra un Bonaccini che ha impostato la sua campagna elettorale su tematiche regionali, cioè su quello che è il vero oggetto di elezioni regionali, e dall'altra parte le sardine invece hanno affrontato temi di carattere più generale, lo stile politico, il linguaggio, i temi da trattare dalla politica e così via, e hanno riempito piazze che sembrava fossero diventate il luogo di ritrovo soltanto dei salviniani, dei leghisti della destra. Il PD ha messo un po' del suo. A me ha sempre fatto sorridere il fatto che si dica ma dietro le sardine c'è il PD. Se il PD fosse in grado di portare in piazza 5, 6.000, 10.000, 12.000 persone, ma io penso sarebbe molto più contento Zingaretti, invece non è in grado. Dichiarazione come quelle di Prodi, basta il partito delle tessere, ma io dico forse se qualche tesserato di più ce l'avesse il PD, forse sarebbe non gli farebbe male. Apriamo il PD, va bene, sono intenti giustissimi, insomma, e comprensibili. Il problema è di capire come si fa poi ad aprire, perché un partito si apre se ci sono persone che decidono di entrare all'interno o comunque entrare nella sua area e di partecipare. Insomma, è un processo in forse cui sì, ecco, il punto uno è può che aprire quel che gli pare, ma se poi forse il punto è che il partito è quello che poi va a governare, ovviamente, no? Quindi è la struttura, ma all'esterno ci sono una moltitudine di persone con anime diverse che in quel simbolo e in quelle linee probabilmente non si riconoscono, cioè c'è tutta una sinistra, certamente,
o un centro-sinistra che no, nel ma PD indubbiamente, non vuole stare. Indubbiamente, in questo PD, se ha mai avuto un senso l'idea, che poi era un'idea veltroniana, di un partito di centro-sinistra che in qualche modo, come il Partito Democratico americano, fosse in grado di tenere tutte quante le anime, insomma, e essere l'unico polo, punto, insomma, di opposizione invece a un altro partito, cioè era l'idea del bipolarismo. Se questa idea ha avuto un senso negli ultimi anni, e anche in questo momento non lo ha assolutamente. Bisogna puntare su larghe coalizioni. Mi sembra quello che è stato fatto dal PD e dal centro-sinistra in Emilia, mi sembra che è la strada che il centro-sinistra hanno avviato a percorrere anche in Toscana. E l'altra notizia, diciamo, che è su tutti i giornali, oltre ovviamente al resoconto della giornata della memoria, che era ieri 27 gennaio, di cui parleremo anche noi più tardi e che si è celebrata chiaramente in tutta Italia in modi diversi, l'altra notizia arriva dalla Cina, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il coronavirus è un alto rischio globale, aumenta il livello di emergenza mondiale, oltre 2800 casi. La paura fa crollare le borse ieri, che chiaramente sono sempre sensibili a tutti i grandi spostamenti, tanto più quelli che vengono da paesi chiave come la Cina. Quindi, insomma, poi lo troviamo anche nei nostri giornali locali, perché ieri c'è stata una task force della regione con tutti gli enti, diciamo, preposti alla sanità, per capire come muoversi anche da noi. La questione è aperta, non c'è niente da fare. La questione è aperta, è evidente che i primi che dovranno trovare una qualche soluzione di carattere medico, insomma, il problema saranno i cinesi, e quello che appunto si può fare è alzare il livello di controllo, insomma, è l'unica soluzione. Quando si verificano infezioni, pandemie di questo genere, il sistema è ancora quell'antico, insomma, di contenere di contenere gli spostamenti, di contenere i contatti, è in qualche modo quello dell'isolamento. Lo insegnava già a scuola, insomma, Manzoni con i Promessi Sposi, quando di fronte alla peste dice: si sperava, pensarono, ebbero l'idea meravigliosa di fare una bella processione per chiedere la peste così finisse. In quel modo, spandendo il contagio, si sparse per tutta Milano. Diciamo che in 200 anni si sperava che fosse fatto qualche passo avanti, invece si è fatto, perché poi in realtà, insomma, questo cordone, mi pare, già i cinesi, si dice forse con ritardo, ma insomma lo stanno mettendo in piedi. Tuttavia oggi la globalizzazione comporta contatti tali, scambi tali, la popolazione è diventata così numerosa che impedire che qualcosa non sfugga è estremamente impossibile. Difficile, sì. E noi ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, bentornati ancora qui con Sandro Orlandini. Stavamo chiacchierando di regionali, poi le parlerò anche dopo, ma insomma ci sono dei movimenti, si aspetta il centrodestra, che farà? Ma il centrodestra, visto che parlavamo prima di un presunto bipolarismo, centrodestra in Toscana e anche a Siena aveva detto: per indicare il nostro candidato aspettiamo le elezioni regionali in Emilia Romagna. Le elezioni regionali in Emilia-Romagna ci sono state, il risultato, insomma, è stato quello che è stato. Salvini non ha superato il Rubicone, magari c'era un altro film nelle speranze della destra toscana. Cade Bologna, Firenze viene giù come per effetto domino, esatto. Ora probabilmente quel risultato ha creato qualche, o sta creando, insomma, qualche
prudenza, diciamo, in più, non che la destra non tenti di prendersi la Toscana, ne ha anche effettive possibilità a giudicare sia dalle europee sia anche dalle amministrative. Certo. Se ne sa qualcosa a Siena e nella Toscana che comprende Arezzo, comprende Siena stessa, comprende Grosseto, insomma, e poi Pistoia e così via. Mai tante città erano state governate dal centrodestra in Toscana. Quindi ci proverà, però forse con meno, come si potrebbe dire, convinzione che la cosa... Con un'onda un po' meno violenta, diciamo che la cosa così sia già fatta. L'onda di destra, io credo, nel paese continua a essere forte, anche se si è infranta, insomma, in Emilia-Romagna, la si sentirà anche in Toscana. Emilia-Romagna dove ha preso comunque più del 30%, appunto, nella regione appunto, storica, nella roccaforte storica del comunismo, insomma. Appunto. C'era un po' d'affollamento, insomma, forse anche qualche spintarella per fare il candidato anti-centro-sinistra in Toscana. Può anche darsi che questo risultato dell'Emilia forse diradi un po', insomma, la piccola folla che premeva, sì, e che qualcuno magari dica, bah, insomma, vai avanti te, vai questa volta. Sì, no, senza però insomma, che magari faccia un passo indietro, un passo di lato. Qualcuno sostiene, anche sulla stampa di oggi, insomma, Fino di Blasio sulla Nazione, che il risultato dell'Emilia, forse in Toscana, per quanto riguarda la destra, favorisce l'ipotesi civica. Ovviamente. E in effetti è un ragionamento che ha un suo senso. Con la sovraesposizione di Salvini e della Lega in Emilia, che non ha portato risultati, una regione tradizionalmente di centro-sinistra come la Toscana, ma proviamo a utilizzare il veicolo del civismo. Chi ogni tanto mi ascolta sa che cosa penso io del civismo, che sia sostanzialmente una sorta di un travestimento, diciamo, che sia un involucro dietro il quale poi stanno posizioni politiche e anche storie personali ben precise. Però per una parte degli elettori può funzionare, insomma. Certo. Intanto, per parlare di centrodestra di casa nostra, diamo conto di un cambiamento che c'è stato nel weekend quando noi non eravamo in onda, perché c'è stato un altro spostamento, ovvero il passaggio di Anna Masignani e Barbara Magi, due consigliere comunali, in Fratelli d'Italia, cioè il partito guidato da Giorgia Meloni, insomma, come sappiamo bene, e a Siena da Enrico Tucci. A questo punto anche lui ex civico, che ha trovato la sua collocazione sotto il simbolo o di... ha ritrovato la sua collocazione. Fatto sta che la cosa curiosa, oltre a il conto dei consiglieri comunali che in un anno e mezzo di legislatura hanno cambiato casacca, che a questo punto credo siano 14, se non più un assessore male, che è stato licenziato. Esatto, ma soprattutto la cosa interessante è che Fratelli d'Italia, con 5 rappresentanti, a questo punto è la seconda forza a Palazzo Pubblico, subito dopo la Lega e insieme al gruppo misto, forse, che però adesso ce n'ha 4 perché si sono di nuovo risparpagliati. Quindi Fratelli d'Italia, che non aveva quella forza, diciamo, all'uscita delle urne, come ricordiamo bene, perché la Lega era uscita schiacciante dalle preferenze alle urne, infatti aveva un gruppo consigliare più importante, a questo punto invece si è riequilibrata, facendo un po' saltare, diciamo, quelle che erano le proporzioni proprio dei voti in termini matematici. Come mai questo grande movimento, secondo te? Questo è il punto interrogativo, insomma, e questo è l'aspetto che più colpisce di questi spostamenti. Il fatto è che non ci sia una risposta. Cioè che nessuno sente il dovere di dire: io mi sposto da qui a là perché con il gruppo in cui sono stato eletto non sono più d'accordo per questo e quest'altro motivo. Oppure perché io mi sono presentato da civico, ma tanto tutti lo sanno, il mio cuore politico batteva sempre da quella parte lì, quindi sono tornato, diciamo, alla mia casa madre.
oppure ma io intendo posizionarmi per le prossime regionali e quindi faccio questo, niente. Nessuno di questi consiglieri che ha fatto questi passaggi ne ha spiegato i motivi politici. Per la verità nessuno ne ha nemmeno chiesti, eh. Però, vero. Insomma, magari li chiediamo noi Anna Masignani e Barbara Maggi se riusciamo a invitarle. L'ha mai chiesti. Ora, in passato movimenti di questo genere che non erano mai state nella storia recente e meno recente del Comune di Siena così frequenti dentro un'amministrazione. Ecco, in passato provocavano dei grandi trambusti. Qui provocano ben poco perché avvengono tutti all'interno della grande area di maggioranza, solida, di 24 consiglieri che sono stati eletti anche ricorrendo all'artificio del non apparentamento, ma dell'accordo politico più o meno all'ultimo momento, più o meno alla luce del sole. Questo qui ha fatto in modo che 350 voti di differenza nelle urne abbiano prodotto uno squilibrio tra 24 consiglieri più il sindaco da una parte e 8 consiglieri soltanto dall'altra. Anche perché, appunto, dall'altra. Ecco perché poi queste cose non creano, esatto, dicevo, perché avvengono, esatto, non cambiano niente nella tenuta insomma dell'amministrazione della maggioranza. Ricordiamo, a proposito di amministrazione, che per venerdì di questa settimana, venerdì 31, è convocato un consiglio comunale dove all'interno dei lavori ci sarà anche lo spazio per la giornata della memoria. Si era detto, insomma, infatti, che ci sarebbe stato un consiglio comunale su questo tema venerdì con l'intervento del professor Giovanni Gozzini. Sarà lui, diciamo, che con questo suo intervento farà la sua parte per il giorno della memoria in consiglio comunale. Noi parliamo ancora del giorno della memoria, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Buongiorno Siena, ancora in diretta con Sandro Orlandini. Parlavamo di giornata della memoria. Ieri uno degli appuntamenti che c'era in città con questo tema era proprio la conferenza, prolusione, lezione, non so come chiamarla, di Giuliano Amato a l'università, al rettorato dell'università. Due contrapposte, no, due contrapposte. Non erano affatto contrapposte, anzi, sono perfettamente integrate, quella di Giuliano Amato la mattina all'università e quella di Ascheri in biblioteca ieri sera. Due iniziative peraltro con un buon successo di pubblico. Esatto. Parliamo di tutte e due? No. Parliamo di tutte e due, parliamo prima di quella dell'università, perché aveva scatenato una certa polemica nei giorni precedenti, prima da un consigliere di amministrazione dell'università, il professor Innocenti, a cui aveva dato seguito l'assessore comunale con delega all'università Paolo Benini, che contestavano di fatto la scelta di Giuliano Amato, ricordiamo, ex primo ministro, presidente del consiglio e oggi giudice eletto anche a Siena, oggi liste centro-sinistra costituzionale, e reo di aver chiesto a Mussari i famosi soldi per il campo d'attesa di Orbetello. Che finì anche nelle intercettazioni. Insomma, la critica che veniva fatta a questa scelta era proprio dire: avete scelto un personaggio che con la storia recente di Siena e anche degli scombussolamenti del sistema senese è troppo coinvolto. Questo era il punto. Io vorrei prima vedere come è andata nel servizio di Radio Siena TV, che è andato in onda ieri nel telegiornale. Vediamo un po' Amato all'università. Il valore della dignità di ogni essere umano, l'importanza di fare integrazione e di ritenere che siamo tutti uguali, oggi per non ripetere gli errori di ieri. Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, ha messo in primo piano nel giorno della memoria, in una conferenza dal titolo "Dal razzismo degli anni 30 allo scivolo verso l'inferno", l'importanza del ricordo della Shoah e allo stesso tempo la necessità di non ricadere in quel negazionismo, oggi ancora purtroppo attuale. All'incontro che si è svolto nell'aula magna del Palazzo del Rettorato hanno partecipato anche gli studenti del liceo musicale Piccolomini e del liceo scientifico Galileo Galilei.
E c'era da parte mia la soddisfazione di vedere un centinaio di ragazzi delle scuole superiori senesi che sono venuti, grazie, accompagnati dai loro genitori, e solo questo già sancisce il successo di questa ennesima giornata della memoria, un giorno in cui, come sapete, si ricorda gli fatti nefasti di 70 anni fa che hanno portato alla promulgazione delle leggi razziali e alla discriminazione del popolo ebreo giunta fino all'Olocausto. Credo che quello che è l'obiettivo della giornata della memoria anche oggi sia stato raggiunto, cioè offrire agli studenti un momento di riflessione, un momento di anche di conoscenza maggiore di quelli che furono quei fatti, affinché ovviamente cose di quel tipo non si ripetano più. Il professor Amato ha usato la metafora dello scivolo, perché a quei fatti non si arriva mai di punto in bianco, ma si arriva sempre attraverso un percorso che è un percorso graduale, ed è importante quindi cogliere i segnali di quel percorso prima che la palla lungo lo scivolo cominci ad andare ad una velocità sempre maggiore. Questo è il senso di questa giornata e credo che siamo riusciti a mandare questo messaggio ai nostri studenti. Ecco qua, queste erano le parole, ovviamente, come avete riconosciuto dalla voce, di Francesco Frati, il rettore dell'Università di Siena, che ha anche risposto in qualche modo alle polemiche dicendo: ognuno è giusto che abbia la sua opinione e la manifesti, ma si deve riflettere su certi fatti, cioè sulla giornata della memoria, al di là di qualsiasi divisione. Poi ha detto che il rapporto con il comune, al di là di questa polemica di Benini, è collaborativo, è proficuo, e dice: i tanti eventi concordati e organizzati insieme dimostrano che lavoriamo insieme per il bene della città. Quindi butta acqua sul fuoco, certo, il rettore fa bene, cerca di riabbassare i toni, anche perché poi quello che deve portare a casa è la collaborazione, la scelta di Amato effettivamente qualche perplessità poteva suscitarla, però in questo caso è stato invitato come componente della Corte Costituzionale, certo, insomma, e ha fatto un discorso su un tema ben diverso, insomma, rispetto a tra virgolette le beghe del locali, campo da tennis di Orbetello, un discorso alto, tra l'altro, che penso abbia avuto un suo effetto positivo rispetto all'auditorio, soprattutto rispetto a giovani che erano presenti nell'Aula Magna. Così come positivo è stato l'intervento, la lezione, insomma, di Raffaele Ascheri ieri sera alla biblioteca comunale. Era presente anche il sindaco. Vogliamo sentirlo, abbiamo anche lui. Perfetto. Sentiamo anche Raffaele Ascheri sulla sua conferenza di ieri in biblioteca. Stasera siamo qui in biblioteca comunale, nella sala storica, in occasione della giornata della memoria che si celebra dal 2000 per una legge del Parlamento italiano, a ricordare quello che successe ad Auschwitz il 27 gennaio, ovviamente, del 1945, la liberazione del campo di sterminio. Però oggi abbiamo l'ambizione anche di ripercorrere la storia dell'antisemitismo che ha portato al momento culminante di Auschwitz, ripercorrendola tutta dai primissimi secoli dell'era cristiana, e quindi ripercorrere sin dall'inizio o quasi tutta la storia dell'antisemitismo a livello soprattutto europeo, anche italiano, e anche facendo un accenno alle questioni senesi, perché dobbiamo ricordare, fra i tanti eventi, che insomma purtroppo la tragedia del popolo ebraico ha toccato anche la nostra città nel 1799, 13 ebrei furono arsi vivi durante i moti del Viva Maria in Piazza del Campo, quindi insomma in un luogo che ha anche una valenza simbolica molto evidente, e poi ovviamente quello che è successo durante la Shoah propriamente detta, nella Seconda Guerra Mondiale. Anche il ghetto di Siena fu ovviamente interessato, e anche lì ci sono stati morti da piangere. Ecco qua, queste erano le parole di Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca Allintronati, che ieri ha tenuto questa conferenza. Quindi una molto ampia, ha scelto questo taglio
di un grande excursus storico, diciamo compito difficile, ma svolto con una certa efficacia. Sono tante altre le iniziative che ci sono state e ci saranno, certo, ancora nei prossimi giorni, soprattutto nelle scuole, e questa vivacità è cosa assolutamente assolutamente positiva, soprattutto se riesce a far capire in particolare ai più giovani, ma ricordarlo anche a chi più giovane non lo è affatto, non solo l'enormità, insomma, la gravità del fatto accaduto, ma anche ricordare che la Shoah non è qualcosa di così lontano da noi, perché in qualche modo tantissime comunità, compreso quella senese, ne sono state coinvolte. Ne sono state coinvolte, basta pensare che alcuni degli ebrei a cui faceva riferimento senese, a cui faceva riferimento Ascheri, e che furono deportati, catturati dalle truppe della Repubblica Sociale, dalle truppe fasciste e consegnate ai nazisti, alcuni di quegli ebrei furono individuati grazie a denunce di senesi. Alla forza dell'azione. In un caso anche pagate, in quanto queste persone, sì, in quanto sì, avevano denunciato, per dire insomma come il male non fosse poi così lontano, ma fosse presente anche fra di noi, insieme a ovviamente altri che anche nel mondo, nella parte del fascismo, che invece aiutarono alcune famiglie ebraiche di Siena. Ma ecco, se si riesce a far vedere che questa immane tragedia non fu una cosa lontana, certo, ma in qualche modo che ci ha toccato da vicino, forse è più utile per far ricordare, più utile come lezione. Anche per comprendere appunto quello che è successo e fare in modo, insomma, che certe derive, seppur con mezzi diversi, non ritornino. Questa era la nostra mattinata, io ringrazio Sandor Landini e lo congedo, ci vediamo, ti do appuntamento da martedì prossimo. Benissimo. Grazie, buona giornata a te. Noi ci fermiamo, non prima di andare oltre le mura, dal nostro Filippo Tecce, che ci fa il punto di cosa accade in Valdelsa. Bene, cominciamo parlando di sanità a Poggibonsi, il progetto del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Campostaggia, perché in questo senso sono da registrare dei passi in avanti sostanziali. Durante l'ultima visita del presidente della regione toscana Enrico Rossi all'ospedale di Campostaggia, Rossi ha detto: quel che c'è da spendere lo spenderemo, quel che è necessario spendere lo spenderemo, appunto per il potenziamento che poi è un raddoppiamento vero e proprio del pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia, da 7.000 metri quadrati a 14.000 metri quadrati. Si tratta di un investimento intorno ai 5 milioni di euro, reso necessario dal numero degli accessi, perché questa struttura era stata inizialmente pensata per ospitare circa 11.000 pazienti. Ecco, il dato ultimo che abbiamo relativo all'anno 2019 parla di circa 31.000 pazienti. Da qui appunto la necessità non solo di potenziare, ma più che altro di raddoppiare appunto il pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia. Sempre la scorsa settimana, giovedì, è stato firmato a Siena, nella sede del Genio Civile, un protocollo riguardo la sicurezza idraulica del fiume Elsa, un protocollo che in particolare riguarda la zona industriale di Cusona nel comune di San Gimignano. Ecco, questa è una zona industriale di grande valore per le industrie che ci sono, i posti di lavoro, l'indotto che può generare, dunque una zona industriale che merita chiaramente di essere in sicurezza e deve essere pronta a fronteggiare anche
anche situazioni di maltempo come purtroppo si sono verificate il 17 novembre dell'anno scorso. Quindi, come ha sottolineato anche il sindaco Andrea Marrucci, mettere in ginocchio Cusona significherebbe avere in ginocchio Cusona significherebbe avere in ginocchio un polmone proprio industriale fondamentale per la Valdelsa Senese. Fiorentina, una delle aree più significative a livello proprio industriale, se vogliamo anche della regione toscana. Si tratta in questo caso di un finanziamento della regione intorno ai 3 milioni di euro, anche se poi per avere le cifre esatte c'è da attendere che sia ultimato di fatto il progetto che riguarda appunto le opere e gli interventi per la messa in sicurezza del fiume Elsa. Mercoledì di questa settimana, parliamo di politica, sarà a Colle di Valdelsa Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale e candidato del centro-sinistra alle prossime regionali. Presenzierà alla presentazione del libro di Simone Bezzini, Il Pegaso e il Leone. Ci sarà anche il presidente della provincia di Siena, Silvio Franceschelli. Dunque, primi movimenti in vista delle regionali, anche chiaramente nell'area del centrodestra, con la Lega che sabato scorso in via Pisana Poggibonsi ha inaugurato la prima sede fisica reale appunto in Valdelsa. C'era chiaramente il segretario della Lega in Valdelsa Riccardo Galligani, c'era la senatrice Tiziana Isini, c'era il commissario Daniele Belotti. Dunque è una Lega che chiaramente si sta strutturando e si sta preparando come il centro-sinistra all'appuntamento delle regionali. Siena, e buongiorno e benvenuto da noi Stefano Scaramelli. Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno. Eccolo qua, consigliere regionale di Italia Viva, l'abbiamo invitato con grande piacere, visto insomma che si sono appena concluse le, appunto come dicevamo anche con Sandro Orlandini, le elezioni regionali in Emilia Romagna. Aspettavamo tutti quanti un po' questo appuntamento come l'Ohio d'Italia, l'abbiamo chiamato, quello che decide tutto, e quindi a questo punto anche in Toscana insomma si comincia un pochino a delineare quello che accadrà. Sì. O no? Che cosa ci raccontano le elezioni regionali in Emilia in ottica invece della nostra regione? Tanto ci raccontano che c'è una forte tenuta nell'Italia centrale della compagine del centro-sinistra e di una compagine di buon governo. Stefano è un amministratore che peraltro conosco da lunga data, ha fatto parte con me di organismi nazionali del Partito Democratico quando io militavo nel Partito Democratico, ed è una persona per bene che ha amministrato, ha fatto pesare la propria esperienza amministrativa, la propria capacità, anche la propria tenacia e nel contempo la capacità di rassicurare le persone. Il dato politico ci dice che Stefano Bonaccini, la vittoria di Stefano Bonaccini, però io ecco attenzione anche ai trionfalismi dei partiti, e lo dice uno che appunto milita in un partito, oggi faccio il capogruppo Regione Toscana Italia Viva, perché lui prende 160.000 voti in più rispetto alle compagini politiche. Quindi è una vittoria molto personale che ha dato un valore aggiunto di un circa 7% a una compagine di centrosinistra che comunque sarebbe attestata intorno al 44%. Avremmo vinto ugualmente, ma arrivare al 51, Bonaccini ha portato 160.000 voti in più, quindi questo vuol dire che il candidato è importante. Le figure che si individuano sono determinanti in queste elezioni, è un po' come quelle dei sindaci. Quando si vanno a votare le persone, lui ha personalizzato, ha scelto di fare una campagna elettorale senza simboli di partito e ha fatto questa azione molto forte. I partiti però lo hanno sostenuto, certo. Se non ci fosse, i partiti sono cresciuti. L'esperienza, diciamo, che fa riferimento un po' a Italia Viva è andata intorno al 6%, era questa lista che lo affiancava perché ancora non c'era disponibilità del sindaco e del simbolo, c'era il Partito Democratico che è cresciuto, la sinistra è cresciuta e quindi una coalizione molto ampia. Questo schema noi lo ripresenteremo in Toscana. Ecco, e Eugenio Giani è il candidato giusto per fare la stessa cosa, cioè per aggregare anche personalmente le preferenze. Io credo che Eugenio ha una grande capacità di mediazione, una grande esperienza politica. Anche una grande esperienza di governo. Di governo e soprattutto capacità di rassicurare le persone. La nostra proposta politica in questo momento credo abbia bisogno di amministratori che rassicurino le persone, il proprio elettorato. Lo devono rassicurare rispetto alla consapevolezza di ciò che è stato fatto nel tuo territorio. Poi alle persone può piacere o non piacere, questo è evidente, insomma. Però io credo che in Toscana, come in Emilia, il buon governo di un'azione regionale sia evidente, perché è evidente indipendentemente molte volte dalla compagine politica. Come raccontava Bonaccini, che era stato inaugurare un asilo nido di una
di un'amministrazione comunale di centrodestra, ma questa cosa la facciamo anche noi in Toscana. Certo. Noi quando a volte eroghiamo contributi, facciamo dei misure, non è che andiamo a vedere se quel sindaco è amico o non amico, quell'amministrazione è amico o non amico, lo fai perché servono degli interventi di riqualificazione urbana, di sistemazione idraulica, di interventi di carattere culturale. Non è che noi non stiamo finanziando il Santa Maria della Scala, non stiamo finanziando le scotte perché l'amministrazione perché comunale sì. Oggi noi facciamo le cose di nostra competenza perché sono giuste. Le scotte non aveva mai visto, ora al di là della mia presenza, e quindi è stato determinante, io credo, in questi anni, delle contribuzioni economiche di così rilevanti, penso rispetto all'ospedale, ma la stessa cosa posso dirlo del Santa Maria o della Francigena o dei comuni del territorio, certo. Indipendentemente. Quindi tu preserai l'azione di buon governo che rassicura le persone e secondo me la capacità anche dei risultati che hai prodotto, e poi una compagine politica larga. Noi di Italia Viva siamo coloro che sicuramente saranno al via, perché avendo esatto, costituito il 4 novembre parlare il gruppo anche di consiliare quello. A mia firma, io ho costituito questo gruppo e questo consente di avere un simbolo, e sarà la prima esperienza nazionale che Italia Viva si presenta con un simbolo in regione Toscana. Quindi avrà una sua lista a simbolo Italia Viva in appoggio collegi, alla coalizione in tutti e 13 collegi. Lei troverà per esempio a Siena 6 candidati di Italia Viva, ci saranno 6 del PD. Chi saranno? E poi ce ne saranno... Lo sappiamo già. Italia Viva? Sì. No, guardi, questo ancora, noi dobbiamo ancora strutturarci. Sabato e domenica facciamo l'Assemblea Nazionale. Io, se vuole, diamo uno scoop, tanto ogni tanto qualche scoop serve sempre, diamolo, almeno c'è, anche per merito, io do sempre una novità. Diciamo, giovedì andiamo a ritirare il camper. Ok. E, diciamo, sarà di provenienza senese, possiamo dire così? Questa bene, è una notizia sì, che ci fa piacere. Una notizia diciamo, che questo piacere. Ci fa piacere, mi sembrava doveroso. È un camper che ci consentirà di accompagnare questa campagna elettorale in tutta la regione toscana, e quindi però sabato e domenica noi facciamo la nostra piattaforma programmatica, perché di fatto il partito nasce sabato e domenica con la prima assemblea nazionale. Okay. Dobbiamo essere corretti, a novembre c'è stata la Leopolda, non è la nascita di un partito, era un ambiente ancora libero di partecipazione dove è stato presentato il simbolo. Il partito ufficialmente come organizzazione nasce sabato e domenica. Noi siamo il primo gruppo regionale in Italia che ha utilizzato il simbolo, l'ho registrato io appunto per fare in modo che questo gruppo partisse. Dopo di me è partita la Sicilia, poi stiamo partendo in Liguria, nelle Marche, e va bene, questo in tutta Italia. In Toscana nostro simbolo in tutti e 13 collegi, accanto a noi ci sarà il Partito Democratico, e poi ci saranno, si riescono a raccogliere le firme per presentarsi, tutti gli altri tutti partiti gli che altri. Vorranno, certo. Servono 13.000 firme non per presentarsi, per quindi questo che vuol lista. Dire, sono 15 soggetti politici di un centrosinistra largo, plurale, dove noi siamo la parte riformista, poi c'è la parte più moderata, più equilibrata, o più antagonista, più ambientalista, ci sono varie sensibilità, però poi devi avere simboli, altrimenti queste componenti si mischieranno nei partiti. Io credo che ci sarà sicuramente una lista a sinistra, come Emilia Romagna, perché la consigliera Spinelli credo ha diritto di firma, essendo un consiglio regionale, di presentare la firma, e poi se riescono una forza ambientalista, sicuramente ci sarà il Partito Democratico e ci sarà Italia Viva, che all'interno raccoglierà nelle proprie liste anche molte esperienze civiche, civiche, in alcuni casi anche trasversali, vorrei dire, se penso alle esperienze di Siena, a quello che stiamo cercando di organizzare, che stiano nel merito delle cose, che vogliano governare insieme a noi. Ovviamente noi abbiamo un collocamento strategico, ma abbiamo dimostrato, io non ultimo, quando per esempio in città a Siena ho ritenuto opportuno dare un sostegno a una proposta che arrivava da un sindaco che non era della mia compagine politica, quello del mercato a Siena. Certo. Noi su questo raccoglieremo delle firme e daremo sostegno. Voglio ma non dire... è che vuol dire sosteniamo, non voglio fare equivoci, voglio dire che se le cose sono fatte bene, bisogna dire che sono fatte bene. Nel merito. Serve la regione per sostenere quel progetto, è corretto che la regione si impegni per sostenere quel progetto. Quindi noi vogliamo nella nostra lista persone che portino idee e se stesse, e sarà una lista interessante. Io e le male lingue potrebbero dire che questo bisogno di allargare, che ha sempre avuto anche Matteo Renzi, ai riformisti, diciamo di area centrista più che di sinistra, è anche un bisogno di allargare le spalle di Italia Viva, che in Toscana giocherà la sua prima partita vera, reale, non solitaria, sì, ma insomma sì. Come identità precisa, sì. E che quindi un po' si misura, no? Anche il partito di Matteo Renzi a livello nazionale, perché fino ad ora i gruppi che sono stati creati sono stati comunque certo. Aggregazione di persone che venivano e erano state elette inevitabilmente in con altre esperienze, perché sì, non sì, c'era, e quindi questa volta sarà davvero il primo banco di prova. Voi che vi aspettate? Qual è il vostro obiettivo? Allora, sì, la domanda è molto corretta, è veramente il primo banco di prova, e quando ti misuri per la prima volta con un simbolo e con le persone ci giochi la faccia e metti le basi del tuo futuro.
Quindi la Toscana è veramente per noi, per i riflettori che avrà, un po' come ha avuto l'Emilia, i riflettori nazionali, perché noi saremo presenti anche in Puglia, nelle Marche, in Campania, in Liguria, ma la Toscana. L'obiettivo, non lo nascondo, è andare in doppia cifra, l'abbiamo detto, essere un partito che in questa regione, con una percentuale che potrà oscillare, voglio essere molto razionale e non sparare numeri, tra il 10, 12, 14%, l'obiettivo massimo potrebbe essere il 15%, essere però quel voto determinante utile per far vincere la Toscana. Noi siamo consapevoli di essere la forza politica che come voto utile consente o no al centrosinistra di vincere, però, perché il Partito Democratico da solo non vincerebbe questa regione oggi, perché ha attestato intorno al 26-27%. Se noi riusciamo a essere quella forza politica che intorno al 12-13-14% essere determinanti nella vittoria, determinanti negli assetti del Consiglio regionale, nella Giunta, nel Governo, più evidente che della Toscana te la via a mettere basi. Ma serve, e credo che lo sia, perché noi siamo gli unici che dicono certe cose. Per esempio, terze corsie delle autostrade. Noi siamo gli unici che dicono senza nessun dubbio terze corsie sulle autostrade. No, quindi vediamo dove strutturali. Andiamo a prescindere, aeroporto di Firenze, sì. Chi lo tocca muore, lo sappiamo, no, l'aeroporto di Firenze portiamo è un questa tema. Proposta, le persone, Tirrenica, si fa. Cioè è impensabile nel mondo di oggi che il gap competitivo di una regione non possa essere supportato dalle infrastrutture che ancora mancano, e su questo anche Gianni comunque è stato molto chiaro, il punto infrastrutturale è ben lo definito. Pone, ci sono dei partiti che però gli stanno ponendo delle questioni, per esempio noi sul tema di carattere sanitario non rimettiamo in discussione quello che abbiamo fatto, ovvero la riforma delle ASL. Noi, questa riforma delle ASL, siamo consapevoli che Siena è tornata centrale dentro un contesto ampio che va da Siena, Arezzo a Grosseto, e lo dice uno che ovviamente viene dal territorio senese, ha fatto il Presidente della Commissione Sanità, ma non l'ho fatto perché dovevo difendere Siena, portare soldi o fare investimenti o attrarre grandi professionisti. I grandi professionisti arrivano alle scotte perché se aumentiamo il numero del bacino degli utenti, questa è un'azienda universitaria e ospedaliera, la devi rendere centrale dentro un bacino minimo di 800-900.000 abitanti, perché 55.000 abitanti di Siena o 130.000 dell'area senese non ti rendono appetibile ai grandi professionisti di fama nazionale o internazionale la possibilità di venire a lavorare qui, altrimenti mi vanno nelle grandi metropoli dove sono 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di abitanti. Questa visione che ti aveva reso periferico ti ha reso oggi centrale, allargando i confini. Poi bisogna riorganizzare, se si decide, come si è detto con Eugenio, se poi si andrà a vedere se i distretti sono troppo grandi o troppo vicini, per me questo qui si può discutere, si può fare, ecco, c'è l'area senese, la Valdezza, la Valdichiana, la Valdorcia, l'area retina, c'è un po' di mal di pancia, vabbè, questo si discute, si affronterà, però credo che la centralità dei grandi poli universitari ospedalieri sui quali tu fai l'alta eccellenza e cerchi di ridurre per esempio il tema delle attese, ora il fatto di riuscire ad arrivare intanto a 140.000 persone nell'area senese entro 10 giorni a fare la prima visita o il primo esame diagnostico, era un obiettivo che 4-5 anni fa era impensabile. Allora questi risultati, l'amore degli investimenti, noi dobbiamo consolidarla, quindi è evidente che i cittadini di Siena, della provincia, del territorio a macchia di leopardo dovranno avere anche la consapevolezza di quello che si è fatto, certo. Poi le persone sceglieranno, quindi Italia Viva, forza politica che io credo che sul riformismo sanitario, sociale, per esempio quando io ho presentato il piano shock e dicevo che andavano vestiti 100 milioni di euro al mese, non è perché io mi ero inventato numeri, è perché dico se si fa un programma di investimento sugli ospedali di 1,5 miliardi, anzi in 3 anni si può fare in 2 anni, mettiamo 900 milioni, 300 milioni l'avevamo su ANAS, infrastrutture, ospedali, scuole e consorzi di bonifica, e insieme potevi fare una specie di investimento shock. Penso che sulle scuole abbiamo 95 milioni di euro fermi e sì. I nostri figli hanno diritto e dovere di andare in una scuola che magari è ristrutturata. Se no c'è una marea di progetti pronti e di questioni che io sto cercando di sollecitare, non voglio ora entrare nel nome e cognome di scuole, ma insomma siamo pronti a poter a partire. Telegrafico prima che andiamo in pubblicità, quindi detto questo grande affresco, nessun pentimento di essere andato con Italia Viva, aver seguito Matteo Renzi, primo amore fra virgolette. No, fin senza rimorsi, i miei amori non si scordano mai. È evidente che io non ho sbattuto la porta al Partito Democratico, sono onesto, io al Partito Democratico devo perché grazie a quell'esperienza sono cresciuto, il mio impegno politico fuori dalla mia città però era per cambiare quel partito. Okay. Sono sempre stato coerente, l'impegno fuori dalla mia città l'ho fatto quando con Matteo Renzi ci hanno detto noi dobbiamo cambiare questo partito perché se vuole rimanere se stesso, cioè se voleva rimanere quello che Veltroni aveva creato doveva cambiare. Noi ci abbiamo dato l'anima,
ci siamo riusciti. A un certo punto abbiamo visto un'involuzione oggettiva di aver rimesso le lancette indietro il gruppo dirigente del passato, cioè i congressi, le carte, se deve dare, non voglio fare nome e cognome, ma se deve dare sempre D'Alema o Bersani o la Bindi, non ci poteva rappresentare. Era un'assenza di coerenza da parte mia a rimanere lì. Noi siamo alleati, siamo autonomi in casa nostra, un partito veramente riformista, più liberal democratico e social democratico, che propone delle basi sociali di equilibrio a un processo magari liberale che consente migliori di emergere. Lì non sempre questo poteva consentire di farle. Quindi non ho sbattuto la porta, io ho detto sono quello che sono, io vengo da una cultura fortemente di sinistra, Matteo Renzi lo sa, molto radicale. Il mio essere radicale vuol dire non fare molte volte mediazioni. Il partito è diventato troppo generalista, noi con Italia Viva non facciamo sconti e ci divertiamo, e credo che possiamo dare un grande contributo alla Toscana e all'Italia. Vediamo, noi pubblicità e poi torniamo con Stefano Scaramelli. Buongiorno Siena, ancora con me Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Sanità in Regione Toscana, e stavamo facendo il punto sulle elezioni. A questo punto direi, proprio in ottica regionale, il Movimento 5 Stelle, che in Emilia Romagna è praticamente scomparso e che qui era scomparso alle ultime amministrative, farà la stessa fine anche in Toscana? Non sarà più ago della bilancia? Non è più ago della bilancia, non è più un terzo polo, è evidente che ormai diventa ininfluente nello scenario politico nazionale, regionale e locale. È un partito che da terza ha delapidato, diciamo, in un anno dal 35% per arrivare al 3%, io credo che possa aggregarsi in un sistema bipolare che è evidente fa scattare il concetto di voto utile. Decideranno coloro che sono il 5 Stelle, ma è evidente che dentro 5 Stelle ci sono più dinamiche, un po' più di sinistra, più di destra, la componente di destra ormai si è messa a casa madre, ma questo sta succedendo anche in Forza Italia, la componente moderata sta difficoltà a trovare una connotazione, c'è un pezzo importante, penso anche su Siena, ma anche nella provincia nostra soprattutto, che si sta spostando su Fratelli d'Italia, cioè la destra si configura, Fratelli d'Italia, Lega. Qui su questo Italia Viva io credo sia un contenitore che deve affrontare in maniera molto laica anche persone che hanno avuto esperienze diverse, che vogliono ricollocarsi al centro, in un'accezione non proprio di centro, più di una politica riformista, ma di pragmatismo, che al cospetto dei populismi radicali di destra o di sinistra, in questo momento dà una proposta radicale, una proposta riformista, una risposta pragmatica. Io lunedì prossimo sarò con Marattina a Castelfiorentino a fare un'iniziativa per spiegare ai cittadini quello che abbiamo in testa su come riformare il fisco. Io ieri stavo riempendo, stanotte, con mia moglie, un documento per chiedere detrazione fiscale, prova a vedere te se lo capisci, per capire che casino, cioè non ci si capisce niente, e te c'hai due figlioli e magari non riesci neanche a capire come fare per il meccanismo tra assegni, detrazioni, cose, cioè si può anche più semplificare, certo. Devi portare tutti gli scontrini se i bambini vanno allo sport, poi te ne perdi uno, te lo dimentici, poi ti danno la tassazione, poi ti tolgono il 19%, poi avere 20 euro. Nel senso, soltanto se invece c'è il gatto vado al veterinario, cioè veramente si può fare anche una cosa più semplice. Più semplice, la cosa... Però pragmatica, non populista, ma pragmatica e seria. Penso alle partite IVA. Ai partiti che oggi hanno un aggravio fiscale esagerato rispetto al beneficio economico che hanno, una tassazione per esempio sulla loro dimensione previdenziale eccessiva, hanno scelto di fare i liberi professionisti, consentiamo di farglielo, altrimenti li vuoi vincolare a un sistema pubblico e magari di quelle risorse li utilizzi per pagare il reddito di cittadinanza, qualcosa non torna, questa è una proposta riformista di Italia Viva. Quindi il 5 Stelle non ci farà, diciamo, ago della bilancia. A destra, al centro-destra hanno aspettato le elezioni in Emilia Romagna, credo che in questione di qualche giorno scioglieranno finalmente i dubbi sul loro candidato. Lo devono sciogliere, perché poi si è visto che Bonaccini è partito 4 mesi prima. Noi partiamo il 2 di febbraio, anche come Italia Viva, Gianni è già partito, siamo già nei territori, insomma, poi dopo il gap competitivo si pesa. Quindi ora sono nostri avversari, però insomma io consiglio di scegliere il candidato. Chi temete di più? Ci sia grande partita in Toscana. No? Non ci sia, i sondaggi ci dicono che oggettivamente il fronte largo nostro è oggettivamente in vantaggio. Io credo che è difficile però lo scegliere, tra virgolette, chi immolare in questa battaglia, perché poi mandare una persona a fare uno scontro quando sai che difficilmente è contendibile, hanno aspettato, potrebbe non essere della Lega, secondo me, non vuole fare un'altra sconfitta. Quindi nella regione di Renzi soprattutto. Pivarelli Colonna da immolare sull'altare? Non lo so, ecco, non mi permetto di dire chi sceglieranno. Vi farebbe paura un candidato civico? Più che un uomo della targato Lega?
No, no, sulla Lega fantastico, cioè, ma se c'è un avversario della Lega è fantastico, ecco, prendiamo per... a Pungibo. Benissimo, questa no, è no, la problema. Questione in regione invece, per tornare un civico, attimo. Però dipende, però un civico non riesce poi però a livello regionale a trascinare il civismo che lui riesce a produrre nelle città. E quindi, nel suo territorio. Perché poi è vero che si vota come fossero elezioni comunali, ma è anche vero che hai bisogno della politica. Bonaccini è un dirigente politico, è uno che è stato con Renzi in segreteria nazionale di un partito, certo. Un uomo che è stato vicino a Renzi, lo è tuttora, al di là della sua collocazione politica. Cioè sono politici che hanno bisogno di un taglio politico, votati poi singolarmente in maniera forte, ma è impensabile tradurre lo schema del civismo comunale su un'elezione che poi diventa politico quando vanno a votare 2-3 milioni di persone, perché il civismo della tua città diventa un gap al cospetto delle altre. Certo. Quindi non credo faranno questo errore di fossilizzarsi su un rappresentante di una città, avranno un profilo politico magari non troppo particolareggiato sulla Lega. E invece dicevamo appunto che si conclude in conclusione l'esperienza di questa legislatura. Ovviamente Stefano Scaramelli ha scritto anche un libro sull'esperienza regionale, Libero Aquilone, che racconta sì, più sull'esperienza personale sì, diciamo di questi anni. Ha alcune proposte da ancora sì. da, su cui lavorare prima che scada la legislatura. Una che mi ha colpito molto è quella che avete presentato qualche giorno fa, cioè l'idea di una legge per contrastare l'abuso di alcol e droga nei giovani e giovanissimi 15-24 anni, l'idea di alcol test fuori dalle discoteche, di maggiori controlli, conta persone per i locali, cioè con un divertimento sicuro lo potrei dire. Cioè io vorrei che una discoteca diventi il luogo dove si balla, ci si diverte, si fa relazioni fra ragazzi, fra ragazze, e non dove ci si va a sballare, ma lo vogliono anche i gestori. Perché quello deve essere un luogo sano, sicuro, dove fondamentalmente si possa anche bere un analcolico, si possa avere il concetto del parlare, del divertirsi, dove fondamentalmente si sappia che il livello di gradazione alcolemica tu hai quando entri e quando esci, quindi se tu sei già a 7, 8, anziché il limite 0,5, se io ti identifico con qualcosa magari il gestore si assume una responsabilità, ci siano aree di decantazione, se si entra in 400 magari puoi spendere meglio 3 euro in più, ma non entrare in 800, quindi sia tassativo, ci sono delle videocamere di sorveglianza nei luoghi delicati sulla sicurezza, dove i genitori che accompagnano i ragazzi sanno che lì c'è un posto sicuro dove possono divertirsi, dove il butta fuori non è uno che derima una rissa con due cazzotti, ma è uno che sa fare il soccorso non di primo livello ma avanzato, perché se te ti senti male sai subito che in 30 secondi c'è uno che interviene, perché molte volte nelle questioni temporali 5 minuti sono troppi, certo. E quindi devi sapere intervenire, devi avere il defibrillatore, devi avere uno spazio di decantazione per fare la manovra. I ragazzi oggi non sanno neanche come dei ragazzi giovani mi hanno detto, ma io i miei amici quando vanno a combattere come io che devo fare? Chi certo. me lo dice? Chi me lo sa fare? Cioè non ci si riesce manco a sentire di quello che avviene. Gli alcolici, se anziché a 40 gradi si possono vendere quelli a 20, cioè si può fare una legge che mette soldi, perché se noi facciamo l'artigianato di qualità, l'industria di qualità, l'agricoltura di qualità, mi dice perché non si possa fare il divertimento di qualità? Si deve fare, noi abbiamo tutta la costa che in estate è un mondo, abbiamo certo. Firenze, le nostre discoteche, per carità, tante ce ne sono, ma tutto questo universo, mondo di questi ragazzi, chi garantisce per loro? Io credo che la Regione Toscana abbia il dovere e l'onere di doversi assumere questa responsabilità. Vedo molto timidi i partiti che governano insieme a Italia Viva la Regione Toscana. Quindi il Partito Democratico, non lo dico io. Cognome. Vedo molto timidi, non vedo prendere posizioni. Io ho avuto un confronto con altre forze politiche, mi stanno interloquendo, stanno facendo proposte, i ragazzi stanno mandando molte mail di proposte, faremo le consultazioni, però mi aspetto il coraggio di assumere le decisioni su un principio che va sulla legalità e sulla sicurezza, ma che pone al centro il concetto di un divertimento, perché la riscoperta delle emozioni nei ragazzi io credo sia un elemento che altrimenti rischiamo di, e noi non possiamo determinare emozioni, ma possiamo consentire a loro di viverle. Certo, se un ragazzo arriva già sbronzo o si droga o beve, basta, per sopperire, neanche si diverte, neanche crea una relazione con una ragazza, e i dati ci dicono che per esempio sono molto diminuite le relazioni fra persone. Certo. Anche affettive, dinamiche sessuali, di rapporti tra persone, ma anche semplicemente relazionali, ed è una società che va verso un'involuzione, perché il divertimento non può essere soltanto uno sballo che ti
impedisce poi di percepire la dimensione dell'emozione. La dimensione dell'emozione. Quindi è un tema di emergenza questo sociale. Questo è un tema sul tavolo perché, come dicevamo, parte la campagna elettorale, ma la Regione Toscana deve anche portare in fondo i lavori con alcuni temi. Soprattutto la legge del terzo settore. Aperti. Ci impegna tantissimo per due mesi. Mi impegnerà legge del terzo settore, volontariato e promozione sociale. Giusto, magari ne riparleremo, sì, perché ora siamo in ritardissimo, ma insomma per dire che chiaramente c'è da portare avanti anche i lavori. Stefano Scaramelli è capogruppo della commissione appunto sanità e quindi su questo sarà impegnato, sarà anche impegnato nella campagna elettorale, sì, con Italia Viva, quindi mesi di lavoro, magari ci rivedremo quando saremo più vicini alla scadenza elettorale per fare il punto. Da Siena si passa da Siena sarà il centro anche di questa campagna elettorale. Grazie a Stefano Scaramelli di essere stato grazie con noi. Grazie a voi dell'invito. E buona giornata, grazie a Samuele Piras in regia, dopo di me torna Sofia come ogni mattina, noi ci vediamo domani alle 8 con Buongiorno Siena.